Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del file audio della seconda parte dell'interrogatorio a Giuseppe Marchese. Il file audio è la registrazione dell'udienza del processo per l'uccisione dell'imprenditore Libero Grassi. L'udienza del processo si è tenuta a Palermo il 27 novembre del 1995. In questa parte il collaboratore di giustizia, Giuseppe Marchese, prima fa una descrizione della casa dove viveva Salvatore Riina e poi racconta nei minimi dettagli l'agguato a Salvatore Inzerillo, capo della cosca di Passo di Rigano e grande amico di Stefano Bontate. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento. In questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio. Allora, Presidente, c'era un'ultima domanda che desideravo fare prima di passare ad un altro omicidio. Signor Marchese, lei ha parlato ripetutamente stamattina della villa nella quale trascorreva la sua latitanza o ha trascorso parte della sua latitanza Salvatore Riina. Vuole, dare una descrizione di questa villa? Lei ha detto di esserci andato più volte. Sì. Questa villa si trova nelle pressi di Villa Grazia, come dicevo, è una stradina che si prende per la Molara. Questa stradina si arriva in un ponte, che è un ponticello, che passa un piccolo fiume. Sulla destra c'è un'immagine sacra, si entra in questa stradina e poche centinaia di metri sulla destra si trova questa villa di Salvatore Reina. C'è un muro di cinta con un cancello automatico elettrico col videocitofono. Entrando c'è una discesa che si va a finire dentro tra il garage e anche nella cucina. Diciamo, sulla sinistra, appena proprio si scende lo scivolo con la macchina, si arriva nel garage, e più avanti del garage di fronte ci sta la cucina. Entrando nella cucina, sulla destra ci sta una porticella che ti porta al primo piano, delle scale che ti porta al primo piano, il piano rialzato, che ci sono le stanze su. Sempre scendendo lo scivolo con la macchina, sulla destra ci sta uno scivolo con dei parco giochi per i bambini, e di fronte sempre la villa ci sta un orticello, e intorno tutta, diciamo, ricintata di alberi e verde. Quando lei ha frequentato questa villa, la famiglia del Rina da chi era composta? Aveva già detto in parte stamattina quanti figli aveva all'epoca Totò Rina? Erano tre. Di che sesso? C'era una femmina e due maschi. Quindi la maggiore era una Sì, ragazza. Ricorda i nomi degli Maria altri? Concetta, Salvatore e Francesco. Francesco è, diciamo, il secondo, e Salvatore è più piccolo. È Salvatore il più piccolo. Successivamente ha avuto modo di apprendere se la famiglia si è incrementata, si è Sì, ho appreso dai genitori quando mi veniva al colloquio. dai Avevo, suoi genitori? sì, dai miei genitori, mia sorella, mia madre, Cosa le hanno detto? che ha avuto un'altra figlia, una figlia femmina. E questo dopo che lei è stato tratto in arresto? Quindi dopo il gennaio del 1982. Il nome di quest'ultima ragazzina?
Lucia, c'è il nome della madre di Bagarella. Lucia. La prima volta che lei andò in questa villa, vuole ripetere? Nel 78 insieme a Bagarella e Marchese Antonio. Bagarella e Marchese Antonio. Passiamo al secondo fatto che è oggetto di contestazione in questo processo, l'omicidio di Salvatore Inzerillo avvenuto a Palermo l'11 maggio del 1981. Cosa sa lei di questo omicidio? Ne ho preso parte indirettamente. Ne ha preso parte? Personalmente. Personalmente. Aveva confessato questo omicidio, cioè aveva, prima di confessare questo omicidio, era mai stato sospettato di... No. Quindi è un fatto assolutamente nuovo del quale lei ha parlato. E cosa sa dirci dell'organo sospettato di... No. Quindi è un fatto assolutamente nuovo del quale lei ha parlato. E cosa sa dirci dell'organizzazione di questo omicidio? Posso dire che è venuto una notte mio zio Marchese Filippo assieme a Antonino Madonia a casa di dove che io dormivo, a casa di Gregorio Marchese, mio fratello. Mi disse di scendere, sono sceso e mi disse che dovevamo andare a cercare un furgone che ci serviva subito. Io ho detto che già noi disponevamo di un furgone e che io in precedente ne avevo rubato uno, che era un furgone dell'Enel, e l'avevamo conservato in una casa di Baiamonte Francesco, che non ha niente a che vedere con Baiamonte Angelo. Baiamonte Francesco è anche egli uomo d'onore? Non lo so. Però era molto vicino a noi, questo lavorava anche con la carne del frigorifero, aveva diciamo un deposito, un frigorifero grande, con la macellazione lavorava. Di cui mio zio mi disse, dici lascia perdere, quello non è possibile perché siamo in troppo a saperlo. E che ci siamo messi alla ricerca, io, mio zio e Madonia Antonino per trovare questo furgone. E ci trovavamo in via Michele Cipolla, in quella zona sempre di Corso dei Mille, e abbiamo avvistato che c'era un furgone posteggiato, e non mi ricordo come si chiama questa strada, insomma in via Michele Cipolla, una traversata di via Michele Cipolla. E siamo scesi con Antonino, Madonia, e abbiamo visto che non c'era né allarme né niente, è stato molto facile a prenderlo. E dove abbiamo preso questo furgone è stato proprio di fronte un negozio dove noi spesso andavamo a prendere dei bidoni d'acido, era un negozio di non so come definirlo, insomma spesso noi ci andavamo di chi e andavamo a prendere questi bidoni qua. Questi bidoni di acido a che cosa vi serviva? A cosa serviva? Serviva per il momento in cui veniva uccisa una persona o veniva sotterrato e sparso di sale chimico o veniva messo dentro dei bidoni di alluminio e veniva sciolto con questo acido. Lei ha mai visto procedere appunto alla dissoluzione, allo scioglimento di qualche cadavere o vi ha preso parte? Sì, ho visto una volta. È una cosa che lì per lì è bello perché stai facendo un'azione che ti fa grande, ti senti realizzato, però... E vedere la puzza che esce da quel bidone, l'abollizione, la schiuma è una cosa che veramente fa... Quindi andavate presso questo negozio di prodotti chimici per prendere
per prendere questi bidoni di acido. Questa era un'attività che veniva svolta frequentemente da parte della famiglia della quale lei faceva parte? Sì. Quindi, continuando in questa descrizione, rubato questo furgone, che cosa avvenne? Ci siamo avviati tutte e tre, mio zio e Madonia, in una zona vicino via Brunelleschi, che era una zona tutta alberata. E abbiamo lasciato il furgone là e siamo andate nella casa di Tanino Carollo. Tanino Carollo chi è? Lo vuole ripetere? Tanino Carollo faceva parte della famiglia di Madonia, sotto capo. E a proposito del furgone, ricorda il tipo ed il colore di questo furgone? Era blu. E che marca era? Era un furgone tutto chiuso, c'aveva soltanto gli specchi di dietro, che nelle sportelle però sono state coperte. La marca non mi ricordo. Un Renault, un Ford, un Mercedes, una cosa del genere. Quindi portate questo furgone in via Brunelleschi, poi vi recate in questa casa di Tanino Carollo che si trova dove? Si trovava dove? Non lo so dove si trova questa casa. Ma era nei pressi del luogo? Sì, dove era vicino dove abbiamo, poco distante dove abbiamo lasciato il furgone praticamente. Là dentro abbiamo trovato appunto Tanino Carollo, Galatolo Vincenzo e Stefano Fontana. E io e mio zio abbiamo aspettato a casa di questi e Antonino Madonia è uscito è andato via e noi praticamente abbiamo aspettato là un bel po' di ore. Infatti, ricorda che ore fossero quando siete arrivati? Io mi ricordo che loro sono venuti nelle mattinate, l'una, due, tre, una cosa del genere. Insomma, verso le 4, 4:30 eravamo da quei parti di Carollo. Quindi 4, 4:30 del mattino? Sì. Sì. E dopo, nelle mattinate, mentre che aspettavamo, loro che parlavano, diceva che si aspettava la battuta che doveva dare Montarto Salvatore. Che significa aspettare la battuta? Ma la battuta è che deve dare un ordine sull'obiettivo da colpire praticamente, si aspettava l'ordine praticamente. E lei fino a questo momento aveva saputo qual era l'obiettivo da colpire? No. Quindi no. Aveva sentito semplicemente dai presenti che si aspettava la battuta da Salvatore Montarto. Sì. Dopo è successo che è arrivato Madonia Antonino con Pino Greco dicendo che se eravamo già pronti potevamo andare via. E quindi eravate in quale parte della giornata? Ma le 11, 11:30, una cosa del genere. E quindi sono arrivati e hanno detto che potevate andare via. Sì, siamo andati via e siamo andati nel furgone. Come vi siete disposti? Siete andati tutti su una macchina? C'erano più macchine? No. C'era Madonia Antonino che era con la 127 con Pino Greco. Chi guidava? E Nino Madonia. Dopo c'era mio zio Filippo con l'Alfetta e Stefano Fontana ed io. Carollo, chi guidava su questa auto? E mio zio. E come eravate disposti? Mio zio che guidava e Stefano accanto, e io dietro. Sì. Dopo c'era Carollo con Galatolo Vincenzo. Siamo arrivati sul posto del furgone. Carollo e Galatolo su che autovettura? Una Golf. Si ricorda il colore? Grigia. Chi guidava? Carollo. Arrivato sul posto abbiamo trovato Ganci Raffaele con... Scusi, è arrivato sul posto quale? Dove c'era il furgone. Dove avevate lasciato il furgone? Sì, abbiamo trovato Ganci Raffaele, Ganci Calogero e Pippo Gambino Tignoso. Mentre che eravamo là che stavano... Come erano arrivati, se lo ricorda?
Una macchina, non mi ricordo. All'epoca si cambiavano spesso macchine. Ma era una macchina grande, una macchina piccola? No, una macchina di queste. No, noi usavamo spesso macchine di piccola diciamo, carrozzeria e di grossa cilindrata. Infatti all'epoca avevamo abbastanza di queste macchine, queste Golf praticamente. Infatti anch'io mi ero comprata anche una Golf. Perché sono macchine piccole e scattanti. Si usavano molto queste macchine. Quindi lì trovate Ganci Raffaele, Ganci Calogero e Gambino Giacomo Giuseppe. Sì. Mentre che eravamo lì a aspettare, arriva anche Salvo Madonia, che porta una borsa con delle armi, e questa borsa viene appoggiata dentro il furgone di dietro. Madonia Salvatore si mette sulla macchina e se ne va. E dopo Stefano Come mai Salvatore Madonia non prende parte alla... Non prende parte, di solito è un'abitudine anche dei Madonia che in queste cose non vogliono e non partecipano più di una persona, diciamo, dei Madonia su qualche crimine che si deve commettere. Non si mettono due fratelli a andare a commettere un omicidio perché... succedendo che magari potrebbe succedere qualche imprevisto, già arrestare due fratelli su un'azione è già una cosa molto più grave. Quindi Salvo Madonia porta questa borsa piena di armi, ricorda che macchina avesse Salvo Madonia? Non me lo ricordo. Anche in questo caso era una macchina di grossa cilindrata? Salvo Madonia all'epoca utilizzava molto la Talbot. La Talbot era una macchina abbastanza pure potente, però non mi ricordo in quella circostanza ci avesse anche quella macchina. A quel punto che cosa avviene? A quel punto avviene che Stefano Fontana mi dà anche il suo occhiale, diciamo per così, per camuffamento, in quanto io dovevo mettermi alla guida del furgone. E dietro il furgone praticamente è salito... Nino Madonia, Gambino e Pino Greco Scarpozzedda. ci siamo avviati praticamente la strada che dovevo percorrere. Gli altri che cosa fanno? Restano l'altro lì? Praticamente si sono messi nella i padre e figlio Ganci e Raffaele e Ganci e Calogero si sono messi nella macchina da cui sono venuti. Carollo con Galatele nella Golf e mio zio con Stefano Fontana nell'Alfetta. Niente, succede che noi ci siamo avviati e loro mi indicavano la strada che dovevo fare perché non sapevo quale strada fare. Percorremo questa strada che era una strada stretta e infatti in quell'occasione si trovava un camion, mi sembra del latte, delle bibite, che era posteggiato, che forse stava facendo delle scariche di bibite. Passando con gli specchietti retrovisivi, tocco lo specchietto retrovisore di quell'altro camion, infatti si ci rompe. Io mi fermo più avanti per evitare che quello magari potesse inseguire noi, ci poteva dare delle complicazioni su quello che si doveva fare. Scendendo, là ci sono andato, gli ho detto se era successo qualche cosa, lui si era fatto male, lui, e mi ha detto che si era rotto il velo. Io ho dato 50.000 lire, mi sono messo di nuovo sul camion, gli ho detto fate riparare, e me ne sono andato. Ricorda quale specchietto retrovisore del suo furgone? Ma io l'ho preso col lato destro e ho preso il suo sportello col lato sinistro. Quindi lo specchietto retrovisore destro del furgone? Quello mio? Sì. E quello suo era quello sinistro? Sinistro. Quindi si rimette sul non furgone? Non so se quello mio si era rotto, però... Comunque lo tocca con quello di destra. Mentre che stiamo camminando ci troviamo... In questa zona era un compresso, mi dicono di entrare dentro questo compresso. Lo vuole descrivere? Sì, è un compresso che c'era una cancellata, sembra di ferro, che c'era anche un portiere là davanti con il gabbiotto. Entro con questo camion e mi fermo praticamente in fondo
che loro mi dissero di fermarmi dove mi dicevano loro. Infatti siamo percorso tutto il percorso lungo, dove abbiamo girato a destra, abbiamo trovato proprio l'alfetta di inserirlo, messa proprio davanti dove che, io già mi trovavo col camion. Lei in quel momento sapeva già che l'obiettivo era inserirlo, no, o no, lo ha preso dopo? No, soltanto loro mi hanno indicato la macchina, mi hanno detto che lui a me non mi conosce, e me lo indicavano loro che praticamente la macchina è la persona che doveva salire. Dice, appena arriva quello che ha visto la macchina, subito dacci l'avvio a noi, avvisaci. E io metto il furgone col davanti, proprio sul lato sinistra, della macchina, di inserirlo dove che lui doveva salire, sul lato guida praticamente. Sul lato sinistra, dal furgone, quando ho posteggiato, c'erano degli operai che stavano facendo dei lavori di terra, stavano facendo dei sbancamenti con delle pale e uscivano con i camion di terra. Mentre che io mi ero fermato là. E questo all'interno di questa. No, praticamente io dove ho fermato c'era. Un muretto, e dopo c'era la rete che divideva, diciamo, la parte dove stavano facendo i lavori. Da questo complesso condominiale? Sì. Che succede? Che quando il portiere ha visto entrare questo furgone, è venuto e mi ha detto a chi cercasse, che non poteva entrare quel furgone là. E io ho detto, senti, siccome dobbiamo far scaricare dei mobili, ci si sto aspettando dei compagni. E non mi ha detto più niente, va bene. Solo mi ha detto di stringermi un pochettino verso di là, perché per lasciare un pochettino più di spazio. Lui se ne va, dopo aspettando, mentre che stavo. Il portiere la fece scendere dal furgone o parlò mentre lei era dentro il furgone? Ma non mi ricordo veramente, mi sembra che sono scendo, non mi ricordo. Ma aveva modo di vedere i suoi compagni che si trovavano dietro? No, perché praticamente, come ero messo io, che ci sono i sedili, di dietro ci sono le sbarrette, che è difficile vedere quelle che sono dietro. Dopo ci deve essere uno che deve entrare con la testa dentro il furgone per andare a guardare chi c'è dietro. E i vetri posteriori del furgone erano liberi o? No, erano oscurati. Erano oscurati, le avevate già trovati così o le avevate oscurati voi? Non mi ricordo, non è preciso. Allora, praticamente, siccome di dietro nei sportelli ci stanno dei vetri, no? E non mi ricordo se noi stessi ci abbiamo messo della carta o erano già scurate. C'era la carta. O già c'era. Non ricorda che c'era della carta. Sì, erano chiuse, erano proprio oscurate. Quindi dopo che se ne va il portiere cosa succede? Niente, aspettiamo là, mentre che in attesa che scendesse questa persona, vedo che si apre un portoncino che si trovava sempre sulla mia sinistra e vedo uscire questa persona che aveva sul braccio una giacca che camminava. E vedo che si dirige verso l'affetta, appena si dirige verso l'affetta e sta per uscire le chiavi, sta per, e io ho detto qua è. E io ho detto così, loro neanche hanno avuto il tempo, neanche hanno sceso dal furgone, ma io non ho neanche avuto il tempo di scendere, e da dentro stesso il furgone hanno messo a sparare direttamente da dentro, trapassando il parabrezza del camion, del furgoncino, e colpendo a inserirlo. E infatti io sono rimasto immobile perché le pallottole mi passavano dall'orecchio, no? Niente, sparando, io in quel momento non ci ho capito più niente, perché il forte rumore tra i Kalashnikov e il fucile automatico, la parte davanti del furgone, la cabina, era diventata una suoneria. Dopo loro sono scesi, sono andato proprio sul. Quindi loro sono scesi, vuole ripetere i nomi? Sì, Madonia Antonino, Gambino Giuseppe Giacomo Tignuso, Pino Greco, hanno sceso e sono andati proprio sopra a inserirlo, a sparargli l'ultimo colpo addosso. Ricorda che armi avessero questi tre? Erano due Kalashnikov, uno che ce l'aveva Antonino Madonia, e l'altro Pino Greco, e invece Pipputin aveva un fucile automatico.
una scoperta praticamente. Praticamente, finendo l'omicidio, mi fanno loro manovra per farmi uscire da, diciamo, da quel posto, perché era abbastanza stretto. Allora dovevo fare più di una manovra per uscire. Infatti, andando avanti e indietro, ho preso col parolte di dietro, ho preso il muretto più di una volta, perché era stretto e facevo avanti e indietro. E arrivavo proprio col paraurti a toccare il muretto. Dopo siamo usciti, loro salgono, Pino Greco e Gambino Giacomo si mette davanti con me. Nino Madonio si mette di nuovo dove era prima, di dietro. Si butta giù, diciamo, si allarga il parabrezza del camion perché c'era tutto bucchiere al lato, si abbatte. Cioè il camion è il furgone su cui voi vi trovavate. Si sposta perché non si ci vedeva più, perché era tutto rotto e tutto pieno di buchi. E dopo, mentre che stavamo uscendo, c'era Gambino con Pino Greco che facevano dei segnali arrivando sulla strada di imbroccare le macchine, dei segnali col fucile e col mira, tipo di imbroccare le macchine per darci strada. Ecco, gli altri correi che erano venuti con voi sull'Alfetta, sulla Golf e sull'altra macchina, dove erano rimasti? Là c'erano rimasti sempre nei paraggi, là, fuori il complesso. Quindi dentro il complesso siete entrati soltanto voi col furgone? Sì. Dopo che siamo usciti, praticamente è successo che abbiamo trovato già loro con le macchine che ci facevano di staffetta davanti, e col furgone mi dicono di stringermi vicino al muro, e che c'era dopo una strada stretta in mezzo a un agrumeto va a finire, che loro erano entrati con le macchine là, e io automaticamente mi sono fermato stringendo proprio il furgone verso il muro, sono scesi e ci siamo messi sulle macchine. Infatti Madonia aveva preso anche la borsa con le armi, che se l'ha portata lui, e ce ne siamo andati praticamente. Quindi da quel posto come vi allontanate? Su quali mezzi e come eravate? Ci allontaniamo con i mezzi praticamente. Io e Pino Greco ci siamo messi con la macchina con mio zio, e c'era anche Stefano Fontana. E quindi questa macchina cos'era? L'Alfetta. Dopo guidava sempre chi? Da mio zio. Guidava. E poi come vi eravate messi? Accanto a suo zio chi c'era? C'era, è rimasto Fontana accanto a mio zio. E quindi voi due sui sedili posteriori? Sì, sui sedili dietro. Dopo c'è stato Gambino, si è messo con Ganci Raffaele e con Ganci Calogero. E Madonia se n'è andato con Carollo, Gaetano e Vincenzo Galatolo. Praticamente ci siamo avviati e ci siamo andati. Siete andati tutti verso uno stesso posto? No, oppure noi ci siamo andati per i fatti nostri. Infatti noi siamo andati alla Ranella, a Quasante, che è la casa di Galatolo praticamente. Per lasciare? A lasciare a Pino Greco e a Fontana. E con mio zio ci siamo avviati verso casa praticamente. In questi frangenti avete incontrato persone, qualcuno ha tentato di ostacolarvi, avete sentito sopraggiungere macchine della polizia oppure no? No, solo che quando abbiamo fatto questa cosa praticamente c'è stato il fuggi tale perché i calaci e i fucili hanno fatto un abbastanza fracasso, e allora ci siamo subito sbrigati ad andare via di là prima che soccorreva qualcuno, però non abbiamo visto nessuno. Non avete visto nessuno. A proposito delle armi, lei ha parlato di due Kalashnikov e di un fucile automatico che aveva Gambino. Cioè, vi erano delle altre armi? Lei ne ha viste? C'erano due fucili Kalashnikov e un fucile automatico. Di questo ne ha parlato, e sono quelli che erano in possesso dei tre che erano sul furgone con lei. Sì. Gli altri li ha visti armati di qualche cosa? No, ognuno di noi siamo sempre armati, noi praticamente a quel periodo andavamo sempre in giro armati, ognuno di noi aveva la sua pistola addosso, pure che loro hanno sparato, fino a quello camminava sempre con la pistola addosso. Quindi poi gli altri erano armati, ma lei non li vede. Lei era armato comunque. Sì, sì.
A proposito di questi Kalashnikov, ha notizie sulla loro provenienza? Li aveva mai visti prima? Sono quelli dei quali ha già parlato nel precedente omicidio? Sì, sì. Quindi li aveva procurati chi? Nitto Santa Paola. Nitto Santa Paola. E ha notizie su eventuali esperimenti che erano stati fatti con questi Kalashnikov? L'esperimento è stato fatto, che io mi ricordo, la sera prima che venisse l'omicidio di Inserillo, c'era stato che noi ci trovavamo da Galatolo. Galatolo chi? Vincenzo. E quindi dove? Nei casi loro, praticamente, a Renella. All'Arenella. C'è stato che mio zio parlava con Nino Madonia dicendoci, ma qualcosa lui sta a provare due cose. Di cui lui gli rispose che appena faceva buio e chiudevano andava a provare. Infatti, all'indomani, quando sono venuto a prendere me, che dovevamo andare a prendere il furgone. Cioè, a prendere il furgone? O... No, a prendere me a casa, praticamente. Quindi che prima... dovevamo andare a cercare il furgone. Quindi prima di andare a rubare il furgone? Sì. Sì. C'era stato Madonia che, parlando con mio zio, gli aveva detto, dice, ma qualcosa si è provato? E quello gli ha detto, dice, fatto l'uridista, fanno Fontana, come funzionano pochi e cof. E da quella volta ho sentito che Madonia, il Kalashnikov, lo chiamava pochi e cof. Quindi Madonia, quale? Antonino. Madonia Antonino. Come mai fu scelto lei per guidare il furgone? Lei era munito di patente di guida? No, no. Quindi la sua situazione era uguale a quella che ha descritto stamattina? Cioè aveva... Sì, perché ero molto valuto nel quello che si faceva, era molto fidato praticamente. E in più perché anche Inserillo non mi conosceva. E anche perché Inserillo non la conosceva. Sì. E qua dove che a me... Ma... Tutte queste cose praticamente mi davano anche molta importanza, e partecipare su queste cose, va, di omicidi importanti, va, essere vicino a tutti questi personaggi mi dava a me più carica, più, diciamo, di essere qualcuno. Va. Ecco, vuole dire che significato aveva per lei o per quello che lei ha visto personalmente per gli altri partecipare ad omicidi importanti, ecco, partecipare all'omicidio di Stefano Bontate, all'omicidio di Salvatore Inserillo, che cosa significava per voi uomini d'onore? Ma partecipare a questi omicidi è stata una cosa non so come definirla, ma è usi le parole che... Che praticamente eravamo un gruppo di persone che io sono stato, diciamo, inserito a quel gruppo così ristretto di Totò Riina, che mi sentivo una star, Pinuzzo a destra, Pinuzzo a sinistra, vai qua, vai già, e si andavano a fare delle cose che uno neanche si rendeva conto, andava contro a delle cose... Quindi intende dire che accrescevano l'autorevolezza delle persone che partecipavano? Sì. Vabbè, opposizione accolta. Nessun problema. Tanto aveva detto la stessa cosa. Sì, 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 era per tradurlo in italiano sostanzialmente. L'avevamo capito. Un'altra domanda, signor Marchetti. Più di star. Ecco, aveva detto una star. No, comunque la posizione è stata accolta perché era legittima. No, è corretta, nessun problema. Un'altra domanda. Come mai, per quello che lei ha appreso, Salvatore Inserillo, dopo l'omicidio di Stefano Bontate, che era avvenuto appena qualche decina di giorni prima, camminava da solo, non aveva... nessuno che gli facesse da guardia a spalle, insomma, era apparentemente tranquillo. Ma che Inserillo? Sì. Inserillo praticamente stava tranquillo perché lui, la convinzione, perché c'è stato in una circostanza che dopo l'omicidio di Inserillo, c'è stata una circostanza, a parte che lui si era comprata una macchina blindata. Che era quella alfetta che ha visto? Sì, quella che hanno trovato, sì.
dove l'hanno ammazzato. A parte questo, c'è stato il fatto che Pino Greco ci aveva dato una se scherzava, ci trovavamo tutti assieme e c'era Pino Greco che ci aveva dato una panca sulle spalle a mio zio Fifo, cioè, era sicuro che non ammazzavano perché c'era da ripicciotto a Torreina, perché praticamente in Serillo ci doveva dare dei soldi di eroina a Totorreina. E lui, dopo la morte di Giovanni Bontate, si sentiva sicuro di Giovanni Bontate? Sì, di Stefano Bontate, si sentiva sicuro che non venisse ammazzato. Perché era debitore di, sì, sì, di Totò, sì, sì. Rina. Senta, vi furono dei festeggiamenti, lei partecipò a dei festeggiamenti personalmente dopo l'esecuzione dell'omicidio di Salvatore Inserillo? C'è stato dopo poco, non ricordo quanti giorni, io e mio zio ci siamo andati vicino a Monreale in una casa in campagna, e di cui abbiamo trovato là Totò Riina, Gambino e Giacomo Giuseppe. Brusca e Nene Geraci, c'erano altre persone che io non conoscevo. Vado Nene Geraci. Nene Geraci, il vecchio. E di cui c'era stata una mangiata e una bicchierata. Infatti all'epoca Totò Riina mi ricordo che aveva messo due bicchieri, uno per Bagarella e uno per Marchese Antonino, che con l'augurio che ha più presto sarebbe stato insieme a noi, perché si trovavano in carcere. Quindi avete festeggiato questo omicidio. E c'è stato anche in quell'occasione che Pippo Gambino, scherzosamente, che ci siamo appartati fuori, mi ha tirato fuori nel terrazzo, diciamo fuori sta casa, si è messo a braccetto e mi ha detto, dice, che è ancora ricchio di Friscano, che ha arresata. Perché quella volta c'era stato che si parlava più di me, cioè non ci sento più proprio. Senta, a proposito di questa sparatoria, ricorda qualche caratteristica particolare di questi proiettili che le fischiarono accanto alle orecchie? Beh, in particolare ho visto soltanto io una fuga di fuoco, non ho capito più niente che cosa era. Sì, c'avevano delle strisce, lasciavano delle strisce di scintilla praticamente. Quindi erano dei proiettili, sì, che lasciavano, no, delle... era un'arma micidiale, proprio un'arma che... delle scintille. Era molto sentita anche nel nostro mandamento, infatti c'era Giovanni Fice che si vantava che suo cugino, questo Kalashnikov, dice, proprio dice... Suo cugino chi? Sarebbe Pino Greco. Sì. Dice, è l'unico che lo sape maneare veramente come si deve. Ancora un'altra cosa, nella casa in territorio di Monreale in cui siete andati a festeggiare, sa dire chi fosse il proprietario o chi ne avesse la disponibilità? Nella casa di Monreale? Sì, nella casa di Monreale. Non lo so, io mi ricordo che c'erano queste persone. Quante persone potevate essere? Ma potevano essere 9, 10, mi ricordo anche che c'era... Si chiama, noi lo chiamavamo Uzzu Siatmo, che aveva anche un occhio offeso, diciamo, che non ci vedeva. Uzzu Siatmo, non mi ricordo. Quindi presente era pure questo Uzzu Siatmo, era un uomo che d'onore. Aveva anche un ristorante là, diciamo, nella chiara di Monreale. Quindi era un uomo d'onore pure questo Setti? Sì, 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 sì. Anch'egli uomo d'onore, non ricorda di quale famiglia, non l'ha mai saputo? Mi sembra che era la famiglia sempre di Monreale, mi sembra che era il rappresentante. Della famiglia di Monreale. Ancora un'altra cosa a proposito di personaggi dei quali abbiamo parlato stamattina, me ne ero dimenticato. Quel Ciccio Sfasciamacchine, sì. Ne può dare una descrizione fisica, perché lei il cognome non lo ricorda. Ha detto che si trattava di probabilmente di un parente di Cece Sorce, sì. E ne può dare una descrizione riferita all'epoca? Una persona alta, all'epoca quando l'ho conosciuto io,
I capelli brizzolati, ricci, diciamo, non brizzolati bianchi, brizzolati in senso tutte sgommanate, perché ce ne mancavano pezzi d'avanzo. Corporatura media, normale. Che età mostrava? All'epoca su 40 anni, 40, 48, 45. Non riesce a ricordare. Infatti, lui, questo signore, c'aveva un figlio che è proprio spiccicato a suo padre, proprio a un ritratto, però era molto più magro. Infatti, spesso ci diceva: ma quando è che da mangiare un piatto di pasta? Perché era proprio di costituzione mago, mago, mago. Di questo personaggio non ricordo se gli ho già posto la domanda, era uomo d'onore o no? No, era molto disponibile nei nostri confronti quando ci andavamo, perché ci portavano ad esempio qualche macchina per schiacciarla. Cioè macchine con le quali avevate commesso reati? Sì, sì. No, anche qualche macchina, per esempio, c'è stata una volta Pinuzzo Lupo, che questo di qua era socio nel bar di Torre Lunga, Gourmets. Come si chiamava questo bar? Gourmets. Bar Gourmets, sì, a Piazza Torre Lunga, che era di mio zio questo bar, e c'era lui come figura, Pino Lupo. Cioè come prestanome, figura, sì, questo sì, significa? Sì. Questo aveva avuto un incidente con la sua macchina, la 126, se c'era proprio tutta distrutta. E all'epoca mio zio mi aveva detto: sale, perché sta macchina? Ci fa tagliare un pezzo della matricola e ci ha portato a chiedere un suicidio, ci ha fatto macinare. Infatti ho preso la macchina di questo di Lupo, perché quella macchina si poteva fare più nessun uso. Gli ho tolto le targhe e gli abbiamo fatto tagliare col cannello il pezzo della matrice. Il cannello che cosa è? Il cannello, diciamo, è la fiamma ossidrica. Con la fiamma ossidrica, sì. E abbiamo tagliato il pezzo e la macchina si è fatto mettere dentro, si ha tolto le ruote, qualche cosa che ancora deve da recuperare, e la macchina l'ha messo dentro dalla pressa, la pressata. Passiamo all'omicidio di, al duplice omicidio di... Giovanni. Prego. Soltanto l'orario in cui è avvenuta la sparatoria dell'omicidio di Ingerillo Salvatore, È stato l'ora del pranzo, verso mezzogiorno, 10:30, una cosa del genere. Possiamo? Sì, sì.